Ben ritrovati amici dell'antichità. Oggi ho ritrovato questa valvola. Questo potrebbe essere un video interessante per i giovani di oggi che non sanno neanche cosa vuol dire una valvola. All'epoca, prima dei transistor, degli integrati, si usavano le valvole. Hanno inventato questa bella cosa che facevano funzionare tutto, dai computer di allora, diciamo, ai microprocessori, ai calcolatori, alle televisioni, solo con le valvole. Addirittura sono andati allo spazio usando delle valvole che consumano anche tanta corrente. Non so come hanno fatto. Vabbè, questa è una valvola che si usava in televisione. La sigla non la vedo più perché si è cancellata, però funziona, l'ho provata, è semplice. Questo non è nient'altro che un diodo che fa la funzione di un diodo, però essendo nella televisione questo aveva un scopo preciso. Vedete che il cappuccio qua, questo era per l'alta tensione del televisore. Infatti sì, è una valvola chiamata diodo rettificatore EAT, extra alta tensione. No, il personaggio ET, extra alta tensione, che lo vedete dove va messo. Guardate qua, qua c'è uno schema. Questo è il tubo cattodico delle televisore, che è uno schema di una televisione a valvole. Questa valvola che sto parlando adesso è questa qua, un diodo da un avvolgimento che trasforma alta tensione, viene raddrizzata, passa al positivo e va sul tubo cattodico precisamente, perché serve a alimentare il tubo cattodico e dopo la corrente a alta tensione va sul catodo e fa vedere l'immagine con tutto il circuito complesso. E guardate qua, c'è anche la misurazione dell'oscilloscopio, parla di 24.000 volt a picco in questo punto qua. Qua di solito era 15.000 volt in corrente continua. Quante scosse ho preso, però corrente continua, insomma, ecco, va bene. Questo veniva, infatti dai trasformatori, ci sono dei trasformatori che innalzano la tensione come questo. Questo è piccolino, però qua c'è il nucleo, c'è tutto il trasformatore che fa varie uscite. Questa è quella che va al cappuccio di questa valvola, che dopo da qui dal zoccolo va sul tubo cattodico, che sarebbe questa. Questo è un guasto, si è fuso, vedete, uguale a questo, che innalza la tensione, c'è un avvolgimento molto spire. Cappuccio porta, adesso vi spiego come funziona questa valvola. E questo funziona da diodo in alta tensione. Se all'epoca avevano i diodi a silicio come i transistor, non serviva questo qua, però allora non serviva neanche tutte le valvole che sono messe qua, perché questi sono nient'altro che come dei transistor, tutte amplificatrici. Questo amplifica l'ingresso dei vari stadi di media frequenza, fino a che l'audio e tutte le funzioni della televisione. Questo è ingrandito. Vediamo se si vede. Mettiamo più piccolo. Schema completo questo, eh? Questo è solo il circuito per una televisione, tutto pieno di valvole.
vediamo che marca è, mi pare è un CGE, come avevo io la radio CGE. Ecco, una radio CGE degli anni 60. Questo, quante volte abbiamo riparate, si guastava per vari motivi. Allora, adesso spieghiamo come funziona questa valvola. Come solito, io faccio il disegnetto, anzi l'ho già fatto, della stessa valvola. Proprio l'ho ingrandita, l'ho disegnato, è facile disegnare, è mia passione anche. Ecco, e qua si vede anche in trasparenza cosa c'è dentro e cos'è. Guardate, qua sono riuscito a leggere questa sigla qua, ma non so se è la sua Z9A2, ma non si trova nessuna parte, non ho l'elenco delle valvole qui, ma non importa, l'ho già tradotto perché mi interessava sapere anche i piedini dove collegare per fare la prova, per vedere come funziona e per spiegare a cosa serve. Tanto ai miei tempi a scuola si studiava le valvole, quella era il secondo anno, appena si cominciava a studiare la radio per riparare, dopo anche la televisione l'anno dopo. E qua ci hanno spiegato come funziona le valvole, cosa serve, e questa sarebbe come questa, solo senza cappuccio, perché questa è non è alta tensione per lavorare normalmente, 220 volt, 110, quello che serviva, e forse anche bassa tensione, perché quella volta non esisteva i diodi, sì, c'erano, però perché parlano dei transistor, però ci hanno insegnato anche delle valvole, perché bisognava riparare anche questi apparecchi che erano ancora in giro. Allora, come funziona? Questa è proprio la grandezza più grande, però uguale, quei piedini che corrispondono a questi. Allora, cos'è una valvola? Per quelli che non la sapessero, perché ci sono tante, cioè, i giovani di adesso non sanno neanche, non si usa più, quindi, perché questi funzionano. Per forza bisogna accendere un filamento qua, scaldare per far funzionare, perché lo consuma tanto, se no serve come i transistor, benché ingombranti, però non consumerebbe. Invece bisogna accendere un filamento quasi come una lampadina, perché i metalli che quando vengono riportati ad alte temperature, che arriverà con l'incandescenza che fa il filamento qua dentro, varia da 1000 ai 3000 gradi Celsius, a quella temperatura emettono degli elettroni qua, cioè comincia a vagare degli elettroni liberi, a fluire qua dentro, è tutto sotto vuoto, è come una nube di elettroni che, se trovano qua in questo che vedi, questo è collegato al cappuccio, se qua dentro si dà un positivo, allora fanno passare solo il positivo, se invece si mette negativo, no. Sono come dei semiconduttori, infatti, come i diodi.
sarebbe come ho disegnato qua. Questo è il cappuccio, la placca qua, che sarebbe l'anodo. Il catodo sarebbe dove c'è il filamento. Vedete? Il simbolo del diodo. Fa questa funzione. Però bisogna scaldare, scaldando il filamento qua, e cominciano a partire gli elettroni. E solo deve essere per forza caldo. Se si inverte non passa, infatti passa solo, sempre deve essere il positivo che dall'anodo al catodo. Allora io qua disegnando ho guardato, qua si vede tutti i fili dove sono uniti, ed è semplice, vedete, sono tutti in parallelo in pratica. Questo è il zoccolo qua, i piedini sotto, viso sotto, di solito si conta da 1, 2, 3 in senso orario, così, 3, 3, 4, fino a 9 piedini, questi sono uniti, quindi sono solo due fili in pratica che vanno, che sono interessanti in questa valvola, eh. Questa sarebbe la più semplice, però anche la più pericolosa da toccarla, perché qua ci sono proprio alte tensioni. Però è la più semplice perché è in grande. Perché? Perché deve passare, cioè c'è tanta alta tensione. Se fosse più bassa tensione sarebbe più, tutto più vicino, tutto più in piccolo, come ad esempio queste valvole qua. Queste hanno più o meno la stessa funzione, solo che sono controllate i diodi, il positivo, questo flusso di elettroni viene controllato dalla griglia o da più griglie, quindi questo magari ha due o tre funzioni nella stessa valvola, questa anche, e quindi questo, non si vede niente qua non si arriva a capire niente. Invece, per spiegare è utile questa qua, perché è semplice, tutto qua, perché è stato fatto in grande. Quando sono stato a visitare, ad esempio, il trasmettitore a Udine, con la scuola ci hanno portati, abitavamo vicini, a Monfalcone, 40 km, a Udine, siamo andati a vedere il ripetitore della RAI. Dentro c'era una valvola che trasmetteva, proprio per ripetere, grande, più grande di una persona, cioè un valvolone gigantesco, enorme, e lì si vedeva proprio come è fatto, uno poteva andare dentro, era talmente grande che se fosse stato aperto, ma era sotto vuoto, poteva vedere dentro, ecco, per dire, quella era una gigantesca valvola, da lì trasmetteva tutta la zona del Friuli Venezia Giulia, fino a Monfalcone arrivava benissimo. Il trasmettitore, per dire, più grande che è la valvola, più si vede com'è fatta, e qua si vede già tanto. Infatti l'ho copiata, è venuto così. Tutto questo sarebbe l'anodo, questo cerchio, ed è tutto unito qua, che va fissato sul vetro qua, e un pezzo va sul centrale qua, dove preleva la corrente del cappuccio che abbiamo visto prima, questo qua, da qui va e viene fuori quando si accende il filamento, viene emesso gli elettroni che sono liberi da fluire, e se qua c'è una tensione, se più, ogni volta che c'è il più, perché potrebbe essere alternata, il momento che c'è il lato positivo conduce, e il negativo no, quindi fa da diodo, quindi diventa corrente continua, da alternata, come abbiamo visto sul schema, c'è il trasformatore. Infatti questo è un trasformatore che innalza la tensione, e viene alternata, viene continua e va sullo schermo del TV dove serve l'alta tensione. Ecco, allora
l'ho disegnato qua, i piedini, com'è? Filamento, si scalda, il catodo comincia a mandare elettroni, e se si dà un positivo sul catodo, passa e fa da diodo. L'hanno inventata così, hanno scoperto che scaldando il metallo, che in questo caso è qua dove c'è il filamento, è come una lampadina, emette degli elettroni liberi, una nube di elettroni che è sottovuoto qua. Allora adesso proviamo a farla funzionare. Come? Semplice, il zoccolo ce l'ho, uno qualunque di valvole, e siccome qua è tutto in parallelo, cioè basta due fili, ad esempio uno e due, l'uno è il catodo, questo qua, e il due è la parte del filamento che scalda. Allora, infatti, il catodo è il meno, e l'ho messo sull'uno, qua. Lo innesto, queste sacche. Cosa ho fatto anche? Adesso è tutto staccato, ho staccato qua per dimostrare come funziona. Qua, per fare capire un po' meglio, ho preso, questo deve essere di qualche trenino elettrico, tipo il mio Lima lì, però il mio aveva diverso, che serviva per regolare la velocità del trenino. A me mi serve solo la resistenza variabile per poter regolare la tensione sul filamento. Questo è il filamento. Allora, un filo, un filo del filamento sarebbe in questo punto qua, che adesso è, qua l'ho interrotto per far capire come cosa sto facendo. Cancello qua la linea e sto mettendo in serie questa resistenza per fare variare, facciamo così, allora, aspetta, ecco, dai, così, per fare variare, questa è una resistenza a filo, la corrente che va sul filamento, più o meno, per non regolare con l'alimentatore, perché così l'alimentatore resta fisso. Ah sì, a proposito, ho visto che con 6 volt, io ho messo qua 6 volt sull'alimentatore circa, anche meno, si accende il filamento, probabilmente va, se, non so, potrebbe andare anche di più tensione il filamento. Io, per non bruciarlo, faccio meno tensione così. Allora, un filo stacco qua, che sarebbe sulla resistenza. L'altro filo del trimmer, una resistenza variabile sarebbe. Spero il filo qua, che vedo che non è anche. Ecco, questo lo attacco sul positivo che viene dai 6 volt. Ecco, adesso vedete già si è accesa il filamento della valvola. Vediamo se ho sì, è al massimo della resistenza variabile a filo. Vedete? Però adesso dovrei fare una prova. La prova la facciamo per vedere come passa la corrente. Guardate, solito LED rosso, ho saldato, lo metto
ho fatto un buchetto, tanto che stia fermo, se no non si vede, lo metto dentro in questo buchetto, eccolo, così si vede fermo. Questo, se lo tacco qua, qua l'ho collegato sul positivo, dove è la linea dei 6 volt, tacco qua, vedete che si accende, sta conducendo la valvola. Qua se mettevo 220 andava meglio ancora con una lampadina, però non voglio andare a fare con scherzi con alta tensione con 220, perché qua sto alimentando con l'alimentatore a bassa tensione, bisognerebbe separare i circuiti. Allora adesso lo metto qua e per farlo stare su qua gli metto insieme al cappuccio che c'ha già. Questo è un cappuccio come avete presente quelle delle candele della macchina, una roba del genere, forse anche lo stesso attacco, però perché anche le candele della macchina hanno alta tensione per fare la scintilla. Adesso ho abbassato la resistenza e appena acceso spengo la luce, così si vede il filamento che è ancora un po' acceso, però il LED non va più perché è troppo freddo e non arriva a far passare gli elettroni. Allora scaldo più il filamento e vedete che si accende anche il LED. Questo che sto assorbendo adesso qua consuma mezzo ampere solo per una valvola. Immaginate voi, mezzo ampere per 6 volt, 3 watt, se fosse un ampere sarebbe 6 watt, la metà, 3 watt solo per una lampadina, per un filamento come una lampadina, però appena accesa, vedete che è acceso. In pratica, accendo la luce così si vede meglio un po', il LED l'ho messo qua. Sul cappuccio qua c'è il positivo, 6 volte appena, perché quelli che sto alimentando il filamento, e si accende perché passa, essendo incandescente il filamento, fa circolare gli elettroni e fa andare tutto avanti, e così funziona il diode. Con l'alta tensione va molto più facile perché c'è tanta distanza, vedete che distanza, questo punto qua è l'anodo, questo punto qua, questo è l'anodo, questo è il catodo, e c'è parecchia distanza dentro qua, proprio fisicamente, non è come con gli integrati che non si vede, è impossibile vedere neanche le giunzioni. Qua proprio è stato fatto meccanicamente, proprio se uno può farlo a mano questo lavoro qua, dopo viene messo dentro, ecco, vedete com'è, questa è la valvola, il diodo, la cosa più semplice, però sono tutti hanno questa funzione qua. Se qua in mezzo veniva coperta questa filamento con una griglia tipo rete metallica collegata al positivo o al negativo, a seconda di come si variava questa tensione della griglia, faceva passare più o meno elettroni, e quello diventa questa funzione qua delle valvole che hanno la griglia in mezzo. Questa qua è la griglia, e questa se ferma gli elettroni più o meno fanno passare, e quella è la funzione delle altre valvole. Ecco, tutto qua.
Quindi quanto è diverso, eh? Adesso immaginate voi se una radiolina così, per far funzionare una radiolina così, che questa è a transistor, immaginate che armadio grande per avere la stessa funzione di questa qua, con le valvole così ingombranti, trasformatore, alimentatore, in minima le radio, quelle che si vede, come quella che ho fatto a Radio Londra. Il minimo più di grandezza, ecco, il LED qua continua a funzionare. Se mettevo al posto del LED una lampadina, allora dovevo alimentare a 220 tutta la parte del, siccome è messo in parallelo qua e sono già internamente collegati, se il filamento fosse stato separato, allora facevo sì, mettevo la lampadina, perché e per fare i diodi, solo per avere la corrente continua, dovevamo fare tutto questo lavoro. Un filamento, un avvolgimento solo per i filamenti, che più o meno erano tutti uguali, oppure bisognava avere più avvolgimenti. Se questo aveva 6 volt, quell'altro poteva avere anche 8 volt, varie, a seconda della fabbrica che faceva le valvole. E il trasformatore che dava una tensione alta per fare il circuito. Dopo c'era anche il doppio diodo, e qua cominciava a essere con due, in quest'altro modo, con due valvole per avere la semionda sfruttata in tutti e due i sensi. Vedete? Oppure come qua, messi per innalzare, guardate, 1, 2, 3, 4 valvole per innalzare la tensione. Un lavoraccio anche questo, 4 valvole per fare un lavoro del genere, con i condensatori si innalzava la tensione, con i diodi al silicio, in un attimo si fa e non occorre filamenti e niente. Perché bisognava sempre riscaldare. Queste erano le valvole. Queste sono piccoline. Ecco, tutto qua, vecchi ricordi. Adesso raffreddo il filamento, spengo tutto, così la luce, così si vede meglio. Questo è poco filamento, dovrebbe avere ancora più luminoso, però facciamo così. Così LED, tiro giù la tensione di filamento, giro qua, in che senso, così, ecco. Subito ne risente. Perché più caldo è, più viene emesso gli elettroni. Adesso è acceso, però non arriva a accendere, passare niente. Se vado a zero, si è ancora acceso un po'. Non so se arrivo ad andare a zero con questo qua, perché c'è sempre, comunque c'è un mantenimento. E a volte le televisioni avevano proprio le valvole pre-riscaldamento, una roba del genere, sempre un po' accese, in modo che uno accende e non occorre aspettare quel minuto, mezzo minuto per scaldare. Quando è già un po' caldo, appena che gli dai attenzione al caldo, subito si accende, perché adesso non era fredda, perché essendo caldo fa presto arrivare la temperatura dovuta.
Ciao, ciao.